Mi candido perché abbiamo voluto rinnovare nella continuità un progetto che nasce 5 anni fa, un progetto nel quale non è mancato il valore di un gruppo che oggi vogliamo riproporre con forza, a cui si aggiungono altri gruppi, altre associazioni, altre forze, altre anime che mi hanno convinto che la soluzione migliore era quella di rinnovare l'impegno anche in occasione del voto del 10 e dell'11 di ottobre. Parlando un po' del vostro programma, qual è la parte più importante, l'obiettivo più importante da realizzare? L'obiettivo più importante da realizzare intanto è quello di creare una condivisione che sia il più possibile frutto del rapporto con la città. E uno dei punti su cui ci siamo spesi e ci vogliamo spendere è quello di recuperare proprio il rapporto con il cittadino, perché se tu recuperi il rapporto con il cittadino, recuperi quell'elemento indispensabile che ti può creare poi il trampolino di lancio per raggiungere qualsiasi obiettivo, quindi creare una distensione generale, creare rapporti che siano positivi, creare delle contaminazioni che siano vere, valide, forti. Questo ci può consentire in questo momento di uscire dalle nebbie di una politica intrigante e menzognera, e questo lo possiamo fare soltanto se recuperiamo il rapporto sano con la città e ci dobbiamo battere affinché questo rapporto alla fine possa realizzarsi per il bene della città e per il bene dei cittadini. Quanto riguarda, facciamo una battuta brevemente, per quanto riguarda i conti del comune, visto i precedenti di quello che è successo in questi ultimi mesi, qual è il suo parere? Io non ho un parere in questo momento perché i conti del comune sono soltanto noti a chi in questo momento ha amministrato negli ultimi anni. Posso semplicemente dire che quelli che risultano a noi sono conti che devono essere necessariamente essere messi in ordine. Siamo in una questione di riequilibrio finanziario, non abbiamo nemmeno la certezza che questo riequilibrio finanziario passi. Il rischio che si possa scivolare nel dissesto in questo momento è molto alto. Quindi, io prima di dare un giudizio preferisco capire e sapere come si pronuncia la Corte dei Conti in relazione alla procedura di riequilibrio. La candidatura nasce dalla richiesta di alcuni amici di mettermi in gioco e sedermi a un tavolo al quale hanno partecipato persone con esperienza politica attualmente ri che ricoprono cariche di consiglieri, di assessori e anche l'attuale amministrazione, il sindaco, il vice sindaco. E forze esterne che avevano partecipato alle precedenti campagne elettorali e che avevano anche ricoperto ruoli. L'idea comune era quella di creare un progetto nuovo che andasse oltre quelli che sono i classici schieramenti che in questi anni hanno caratterizzato la politica pattese. Quindi sedersi per ragionare su un progetto che va al di là delle appartenenze e che possa dare una svolta, poter avere una marcia in più rispetto al passato. Il desiderio, diciamo, è questo, è poter raggiungere innanzitutto una pace sociale. Quanto riguarda il programma, qual è la cosa più importante che avete da realizzare? E allora, noi non abbiamo opere faraoniche. La nostra idea è quella di garantire una buona amministrazione, di assicurarci l'impegno da parte di tutti per un unico obiettivo che è quello del bene comune. E ovviamente la pulizia, il decoro, garantire l'acqua, potenziare l'acquedotto, la raccolta dei rifiuti, che è stata diciamo un processo nuovo, è stato avviato, va riconosciuto a questa amministrazione e lo vorremmo ulteriormente migliorare. Non ci sono progetti caratterizzanti, certo, i sogni ce li abbiamo anche noi, i sogni non irrealizzabili, ma l'idea di opere come il porto è chiaro che è un desiderio di ogni candidato a sindaco poterlo realizzare, però non un'opera che possa avere un impatto ambientale pesante, ma un piccolo porticciolo che possa soddisfare le esigenze della nostra città e del nostro comprensorio. Quindi per dare un servizio in più, ma senza andare a deturpare la nostra costa, il nostro bellissimo golfo.
Insolatori scende in campo perché in questo momento in questa città c'è bisogno di qualcuno che dica le cose alla gente, che porti alla luce determinate questioni che la città di Patti deve sapere, e abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente e di un nuovo metodo di amministrare. Ecco, qual è il metodo Natoli? Allora, il metodo Natoli è quello del popolo. Questa città non ha mai amministrato il popolo, ha sempre amministrato l'elite, quel gruppo di famiglie che ancora tutt'oggi governa la città, e che noi dobbiamo iniziare almeno a scalfire, iniziare almeno a fargli capire che devono iniziare a governare per i più umili, per la gente che ha bisogno, e non sempre per le solite famiglie. Cosa intende fare Insonatoli e cosa recrimina anche l'amministrazione uscente? Allora, l'amministrazione uscente, le recriminazioni sono tantissime. Il fatto che si sia presentata come nuova, come gente che era scollegata al potere politico, invece erano molto più collegati di quanto immaginavamo. Il fatto che in 10 anni non è cresciuto nulla in questa città, né il PIL, è aumentata la disoccupazione, sono aumentati gli emigranti, sono diminuiti gli abitanti. Tutti i parametri sono andati peggio di come erano 10 anni fa. Non abbiamo un nuovo progetto, non abbiamo un progetto di città, non abbiamo un futuro fondamentalmente. Questa tendenza deve essere cambiata, ci vuole un po' di coraggio e ci vogliono le persone giuste che abbiano questo coraggio. Insonatoli cosa intende fare? Allora, Insonatoli punta soprattutto sul turismo. Capisco che è una parola che dicono tutti. Noi abbiamo Tindari, che non è mai stata, non voglio dire sfruttata perché è una parola giusta, diciamo non è mai stata visualizzata nel mondo come dovrebbe. Abbiamo un centro storico da recuperare, tutto, e abbiamo una delle coste più belle del mondo, che va da Capo Tindari a Capo Calavà. Su questo dobbiamo puntare, quindi dobbiamo recuperare lo scippo della strada dell'intervalliva Taormina-Patti, che ce l'hanno scippata gli amici di Barcellona Pozzo di Gotto, e dobbiamo recuperare un porto dove poter far attraccare le barche che vanno alle Isole Eolie. La scelta di candidarmi deriva dalla mia esperienza maturata sul campo ed è in qualche modo stata una scelta anche condivisa da un gruppo che tiene a cuore, diciamo, questa realtà, questa città. Una città che non è importante soltanto per se stessa, ma per un intero comprensorio, e che deve dare, che deve essere, deve ritornare a occupare il ruolo che la storia le aveva assegnato. Patti deve stare al centro di un comprensorio, con il quale, diciamo, in qualche modo il buon Dio è stato particolarmente generoso, perché sia da un punto di vista paesaggistico sia da un punto di vista di risorse umane ha delle potenzialità enormi. Io intanto devo dire che sono stata molto fortunata, mi sento oggi, ho realizzato un sogno, già l'ho realizzato, che è stato quello di riuscire a comporre una squadra di belle persone tutte, diciamo, in qualche modo impegnate giornalmente sul territorio, con le quali, ecco, quello che voglio fare, con le quali poter lavorare e lavorare bene per la città. Il programma ovviamente spazia dai servizi sociali, spazia dalle piccole manutenzioni che rappresentano un'emergenza a cui bisogna dare risposte subito, perché già il cittadino, quando ti dice io non posso farmi in sicurezza una passeggiata, questo già, diciamo, depone male. Quando il turista ti dice io non trovo un ambiente che in qualche modo mi dà quella, ti devi sentire coccolato in un contesto come questo, perché, ripeto, è già bello di suo. Però ovviamente esistono dei piccoli elementi che danno valore a quello che già noi abbiamo. Quindi non dobbiamo fare grandi cose, non dobbiamo inventarci niente. Poi la gente, io quello che voglio fare, voglio dare la voce e parola a tutti, perché la gente deve sentirsi parte integrante di questo progetto, deve stare accanto a me. Io dico che
Io voglio il voto, ovviamente, lo voglio, ho chiesto sempre, tagliate questo nome a Nasidoni, certo, sì che lo voglio, lo chiedo a gran voce che mi venga dato questo consenso, ma poi io voglio amministrare bene, lo posso fare solo se ho i cittadini vicino a me. La determinazione e la passione che mi contraddistingue alla fine l'hanno spuntata su quei soprusi che altri candidati volevano esercitare nei confronti miei e del mio gruppo, ma abbiamo già conseguito con la presentazione della lista la nostra prima vittoria e loro hanno conseguito la loro prima sconfitta. Ora, con la determinazione e la passione di cui vi dicevo, noi cercheremo di fare vincere assieme a noi la città, che comunque è liberissima di scegliere di continuare a perdere con i soliti amministratori che in questi 20 anni si sono alternati al governo facendo inciuci e inciucetti che la città di Patti, non ho dubbi, punirà. L'amore e la passione per la mia città mi hanno imposto il dovere, appunto, morale, ancora prima che sociale, di dedicarmi ad una città che negli ultimi 20 anni è diventata una delle ultime città della provincia di Messina. Ci puoi parlare del tuo punto cardine del programma? Qual è? Allora, sicuramente noi pensiamo che dobbiamo concentrarci nei prossimi 5 anni sull'ordinaria amministrazione, perché dalla pulizia delle strade, dalla raccolta dei rifiuti, dal servizio idrico, riteniamo che i cittadini hanno diritto ad avere delle risposte efficienti. Poi abbiamo sicuramente un programma di lunga scadenza, però noi pensiamo in questi 5 anni soprattutto ai servizi sociali, perché pensiamo che nella città di Patti c'è una fascia sempre più ampia di persone fragili che sono al limite con la patologia e quindi dobbiamo evitare che questa loro fragilità possa trasformarsi in patologia. Lo possiamo fare soltanto se riusciamo a costruire una società solidale, e a questo proposito noi abbiamo un progetto importantissimo che coinvolge medici, istituzioni, per enti di volontariato, per aiutare moralmente, socialmente, culturalmente e dico alla fine economicamente, perché il problema non sono i soldi, ma il problema è la vicinanza alle persone. Noi aiuteremo queste persone fragili per farle tornare alla normalità, perché queste sono risorse per la città di Patti e con queste risorse la città di Patti può ritornare a crescere.